Arena di Milano, un cordiale saluto. Vi proponiamo i campionati regionali assoluti di atletica leggera che si sono disputati nell'arco di un intero fine settimana, da venerdì 23 giugno a domenica 25. Partiamo con i 400. Donne, si impone per la Prosesto Atletica Giovanna Perego, che ha un sensibile vantaggio sulle inseguitrici. Chiude questo giro di pista in 58 secondi e 41 centesimi davanti a Stefania Baldi della Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana, 1-1 e 53. Attenzione, perché si va sicuramente sotto i 49 secondi, un'azione che rimane abbastanza fluida con le braccia un po' aperte da parte di Juarez, che comunque chiude di un soffio davanti a Teo Turchino in corsia 8, che ha rimontato, ha ripreso qualche metro proprio nella parte finale di gara. Comunque il tempo è 48 secondi e 49 centesimi. Isalbet, il più giovane però anche il più veloce. Sì. Da quanto tempo corri? Da 2 anni e mezzo. Preferisco i 200, ma sono i 400 quelli che mi fanno le più forti. È il mio primo titolo qua all'Arena, ma a febbraio ho vinto i nazionali con 48-77. Speriamo di fare il minimo per i mondiali. Intanto siamo con i 5.000 maschili, con Giuliano Battocletti, è la novità, un po' la chicca di questa serata. Intanto Battocletti chiude da protagonista questi 5.000 metri in 14 minuti, 19 secondi, 86 centesimi. Sono contento di aver vinto il titolo, pensavo di poter correre un po' più forte, solo che forse le alte temperature e l'alta umidità mi hanno impedito questo, però sto puntando a riconfermarmi campione italiano dei 10.000 in pista a Torino, quindi l'obiettivo principale è quello. E poi farò due periodi distinti in quota e spero di fare il colpaccio alla maratona di Milano. Gli europei non ci penso, anche perché essendo Milano, essendo l'8 ottobre, non avrei neanche il tempo di preparare la pista come si deve. La finale dei 110 ostacoli uomini, una serie abbastanza mischiata tra senior e junior, junior categoria 18-19 anni, partenza valida con ostacoli molto alti, è necessaria una tecnica fine per passarli e soprattutto per ottenere tempi importanti. Intanto si aggiudica la prova Stefano Longoni per la terza volta qui su questa pista in occasione dei regionali, la prima fu nel 2000, la seconda è stata proprio l'anno scorso. E adesso passiamo invece avanti con il salto in alto donne, Elena Brambilla, Fiamme Azzurre, prova 1,84 m, è la stessa misura che le valse d'argento agli italiani Promesse di Grosseto. Ecco qua, passa brillantemente questa ragazza classe 83. Passiamo adesso a sabato sera, intanto il nubifragio è stato il vero protagonista della serata, però prima c'è stato tempo per vedere qualche buon lancio del martello e vi proponiamo intanto quello di Alessandra Imbesi, perché questo lancio le vale il titolo lombardo, anche se comunque meglio di lei ha fatto Silvia Salis della Forestale a 63-22. Ecco qua, la Mazzilli che quindi chiude con un discreto vantaggio nonostante il tempo non eccezionale. 62 secondi e 62 centesimi, dice il cronometro. Incede quindi il temporale, piove, gare sospese e previsti 400 ostacoli uomini che sono stati a questo punto rimandati alla domenica. E poi di nuovo con le altre gare abbiamo gli 800, intanto donne che schierano Chiara Nichetti del Cus Atletica 2000 Milano e Marta Milani, già buona interprete dei 400. Marta Milani tira fuori la sua grinta da quattrocentista negli ultimi metri e si aggiudica quindi questa gara in 2 minuti 9 secondi e 5 centesimi. Per lei valgono primato personale dopo il 2.10 recente che ha ottenuto proprio a Vigevano. C'è Mamadou Gueye dell'Atletica Bergamo al doppio giro di pista con Marion Crespi del PBM Bovisio Masciago e anche Andrea Colombo del Prosesto. Prova a riaffiancarlo a meno di 100 metri dal finale, un finale veramente interessante, appassionante questo degli 8. Attenzione, Crespi si riguadagna il photo finish, la leadership e vince e beffa questo ragazzo trapiantato a Bergamo. Il tempo 1.53.79. Marta Milani, reduce dal primato personale sui 400, un titolo anche negli 8.
dall'anno scorso, abbiamo iniziato invece anche a preparare un po' gli 8 e diciamo che abbiamo avuto anche buoni risultati negli 8, perché comunque 2.9.05 è un buon tempo, soprattutto anche perché il minimo per i mondiali è 2.9 netti, quindi manca solo 5 centesimi. Siamo ai 100 metri donne finale con Cinzia Nicassio del Prosesto Atletica e Marzia Facchetti, ma c'è anche Arianna Meles, classe 85. Attenzione che è proprio lei, la Meles che si aggiudica questa prova in 12 secondi e 10 e si passa a domenica sera, terza e ultima giornata dedicata ai campionati regionali. Prossima prova, il salto in alto che vede questo giovane Davide Marcandelli agguantare il titolo ma anche il primato personale, 2 metri e 11, una misura interessante se si considera che questo ragazzo è al secondo anno junior e aveva un primato da 2.07 ottenuto indoor a Caravaggio. Quest'inverno ci si apre a ventaglio in seconda corsia per cercare di contrastare la buona forma di Crespi, che a quanto pare non si smentisce neanche nei 1500 metri, per cui la doppietta per questo ragazzo di colore che chiude in 3.56 e 45 davanti a Vuerich, 3.56 e 90. Passiamo adesso invece al salto con l'asta, perché c'è un altro bergamasco, Gabriele Perico, che è già al primato personale. Attenzione perché con questa prova supera 4.70, quindi ha già il titolo in tasca regionale. Si sono fermati. Attenzione la Legnante, che su questa pedana detiene ancora il record italiano promesse che ottenne nel 2000. Questo è il miglior lancio ed è anche il migliore suo della stagione con 18 metri e 09. Ricordiamo la Legnante tesserata nella Camelot. E questa invece è Ilaria Beltrami, la atleta della Forestale, campionessa italiana promesse 2003 di specialità, un primato da 6.31 ottenuto a Bressanone l'anno scorso, vice campionessa italiana anche in carica di indoor. Eccola qua al suo miglior salto, si aggiudica la gara, non il titolo, in quanto la Forestale ha sede a Rieti in Lazio. Comunque salta un buon 5.94. 110 che vedono Sabrina Previtali come favorita d'obbligo, è la meno giovane ma ancora la più veloce, si rivela ancora la più efficace nel sorpassare gli ostacoli, qui l'esperienza fa la differenza e chiude comunque con un tranquillo, diciamo così, 13.99, è un tempo decente su questa pista. Di certo gli obiettivi sono altri, spero per i campionati italiani assoluti di migliorare ancora. Chiudiamo queste immagini con il finale della 4x4 che vede il quartetto dell'Atletica Bergamo prevalere nettamente. Da Milano è veramente tutto, un grazie per averci seguito, una prossima occasione.